Visto quando incontri qualcuno e ti dice oh, dimmi una barzelletta, in genere la barzelletta più comune è quella sui carabinieri. È vero, perché i carabinieri Porelli sono presi di mira da secoli in questa cosa, però le barzellette di carabinieri sono quasi tutte le stesse. Io ho qualche variante veramente figa. Ci stanno i carabinieri qui? Perché quando dico questa di solito poi allo stop alla fine mi fermano. Allora, c'è una bambina piccola, tipo lei, che riceve per Natale una bicicletta di quelle per bambine, quelle col cestino davanti, le frange di lato, le rotelle, rosa, no? E sta tutto il giorno con questa bicicletta a camminare davanti e indietro sul marciapiede sotto casa, avanti e indietro, avanti e indietro. Mo sto marciapiede finisce in prossimità di un incrocio dove c'è un semaforo, quindi la bambina che fa? Quando vede rosso simula di fermarsi, come se fosse per strada. Un pomeriggio dagli che cammina con questa bicicletta, scatta il rosso, lei si ferma, e in quel momento da dietro se ne fa così. Se gira c'è un carabiniere a cavallo con la divisa, quella d'ordinanza, quella da alta cerimonia col mantello, no? E gli si avvicina e si ferma fatalità rosso. Anche la bambina se lo guarda tutta ammaliata perché vede questo animale enorme, sto carabiniere elegante, e il carabiniere se la guarda da sola e fa così. Ah ragazzi, ti ha portato a Babbo Natale sta bici? La bambina gli fa sì. Il carabiniere si infila la mano in tasca, tira fuori un foglietto e glielo dà alla ragazzina. La ragazzina via sto foglietto, lo apre, è una multa da 15 euro. Alza l'occhio il carabiniere fa così. Allora dia a Babbo Natale che la prossima volta ci metta la luce di posizione. La ragazzina Porella rimane lì tutta interdetta, capito? Dice a me di questo. Alza l'occhio, suo guarda e gli fa. E a te ti ha portato Babbo Natale sto cavallo? Il carabiniere fa, sì, perché? Alla dia che la prossima volta i coglioni vanno sotto, non sopra. Per favore. Grazie. I ragazzini d'oggi lo sverti, eh? Oppure dai, fammi dire, bar, una sul bar. 8 di mattina, un bar classico di città, c'è il barista che sta tutto pronto a preparare le cose, si presenta alle 8 di mattina, spalanca la porta, entra uno tutto muscoloso, pieno di tatuaggi, con orecchini, coatto fragico, arriva al bancone, ma lei fa così. Fammi un cappuccino, un cornetto, non ti pago un cazzo, tanto non ho paura di nessuno. Poi c'è sta il barista che pure lascia una brava persona, è un po' intimorito da ste energumeno. Che fa? Gli fa il cappuccino nel cornetto senza batteciglio. Questo via se ne va. La mattina dopo stessa storia, rientra questo, cappuccino cornetto in pago, tanto non ho paura di nessuno. E questa è la seconda volta. Ma sta cosa va avanti 3-4 giorni, fino a che il barista si è un po' rotto le scatole. Allora che fa? Torna a casa e gli racconta tutto al cognato. C'è il cognato che è un omone gigantesco, no? Allora il cognato gli fa così. Domani mattina ci vengo io al bar con te. Che penso io? Insomma, che fa? Si accordano, la mattina questa è sera, va più al bar, entra il cognato si mette a sede a un angoletto, a un tavolinetto defilato, e il barista si mette lì a lavorare. Puntuale, alle 8 di mattina, si spalanca la porta, entra il coatto, vanno lì al bancone e va, cappuccino, cornetto, e te pago il cazzo, tanto non ho paura di nessuno. Si alza il cognato, sto gigante, gli arriva dietro, gli bussa, e il coatto si gira, si trova a stomone davanti e fa così, ma anch'io ho paura di nessuno, beh. E il coatto se lo guarda, ah sì? Alla fascia tu cappuccino e tu cornetti, magna con me lui. Rimaniamo un tema dei coatti, quelle sui coatti sono belle, dai.